buongiorno a tutti gli ascoltatori di Italia Medievale. Oggi sono particolarmente felice di poter presentare un interessantissimo saggio appena pubblicato dal Mulino, che si intitola Stato d'assedio, assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna, di Duccio Balestracci. 376 pagine per 25 euro, ma soprattutto sono molto contento di avere con noi Duccio Balestracci, che io credo conoscano tutti gli appassionati di Medioevo, a cui do subito la parola per non rubargli altro tempo. Prego, Duccio, a te. Beh, sarebbe interessante forse raccontare il modo un po', strano in cui si è formato questo libro. Perché questo libro, Stato d'assedio, intanto ci tengo subito a precisare un fatto. Chi si interessa di storia della guerra, polemologia, storia degli assedi, resterà indiscutibilmente deluso. Perché tutto questo c'è, ovviamente. Ma questo aspetto, diciamo, costituisce la cornice di una serie di considerazioni che erano quelle che a me stavano particolarmente a cuore. Ovvero sia quali? Le considerazioni di come uno stato d'assedio viene vissuto psicologicamente e esistenzialmente, sia da chi assedia, sia da chi è assediato. E questo mi ha costretto a fare un continuo va e vieni dal campo degli assediati alle fortificazioni di quelli che subivano l'assedio, proprio per capire come ci si rapportava. Questo libro nacque come idea durante una delle conferenze annuali del Mulino a Bologna. Quando dopo la conferenza, in una chiacchierata così interpocula, mentre stavamo facendo una colazione con Ugo Berti del Mulino, mi disse: "Ma mi fai qualche cosa sulla guerra?" E io dissi: "Ma se ti and potesse andare bene, mi interesserebbe il discorso dell'assedio, ma è un discorso dell'assedio dal punto di vista appunto psicologico. Vai, proviamo." Ed è venuto fuori questo stato d'assedio, dove tra l'altro io avevo pensato inizialmente a un titolo: stato d'assedio di apostrofo assedio, stato da assedio. L'editore mi disse: "No, troppo cervellotico, levatelo dal capo, perché le copertine bisogna che la gente le capisca e che non debba fare, non debba fare lo strologo per capire di che cosa si parla." E quindi è venuto fuori stato d'assedio, ma il sottotitolo è quello che dà il senso, ovvero assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna. Dal Medioevo all'età moderna. Io sono stato perché sono felicemente in pensione, docente di storia medievale, anche se poi in realtà in fondo alla mia carriera ho insegnato anche materie di MSTO02, perché ho insegnato anche materie di storia moderna insieme a quella medievale. Però a me interessava un discorso di lunga durata. E quindi chi legge questo libro non si deve stupire, perché si troverà catapultato nella Gerusalemme del 70 d.C., nell'assedio di Jotapata con Flavio Giuseppe, e arriverà poi a certe considerazioni che sono prese da Leningrado, da Stalingrado, da Sarajevo e da Fallujah, tanto per intendersi, un discorso proprio amplissimo da questo punto di vista, perché a me interessava, lo ripeto ancora una volta, non tanto l'aspetto polemologico, come si pone l'assedio. Ci sono delle cose, degli studi bellissimi su questo, ci sono degli studi eccezionali, non c'è bisogno andare a centonarli. Mi interessava capire come l'assedio veniva vissuto da chi lo poneva e da chi era assediato. E qui è stato, diciamo, un discorso di intreccio attraverso le fonti, attraverso le testimonianze, per cercare di capire come ci si rapportava, per cercare di capire dove, come e quando bisognava decostruire tutta una serie di luoghi comuni che poi si ritrovano ripresi pari 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 per capirsi. Ci sono degli scrittori che si vede lontano un miglio che stanno facendo la cover di Flavio Giuseppe,
per intendersi, il Delery, ad esempio, in Francia, per le guerre di religione in Francia. Però al di là di questo, e con tutta la decostruzione, vengono fuori delle cose estremamente, estremamente interessanti. Estremamente interessanti perché riguardano proprio il modo psicologico in cui un assedio viene vissuto, come ci si rapporta dal punto di vista appunto delle strutture mentali. In questo senso, quindi, ho provato, se ci sono riuscito, non lo so, a fare un'analisi che non fosse quella già praticata e eccellentemente praticata dagli storici della guerra, che cos'è un assedio, come si pone un assedio, quali armi si usano in un assedio, come ci si difende dall'assedio e tutte queste storie. Quindi gli storici curiosi della polemologia resteranno indiscutibilmente delusi da questo discorso. Quelli che vogliono capire diciamo, un assedio dal punto di vista psicologico proveranno a fare alcune considerazioni, tenendo presente che è molto pericoloso, quando si fa storia, pensare di entrare nei cervelli della gente. È vero che siamo tutti abituati, a scuola delle annali e via, a fare la storia della mentalità, la storia delle strutture mentali, dei rapporti mentali e così via. Però attenzione, è altrettanto vero che molto spesso pecchiamo di presunzione. E pecchiamo di presunzione perché quelli che per noi sono le reazioni immediatamente percepibili. Se io vengo lì e ti do una ditata in un occhio, so perfettamente che ne otterrò uno schiaffo nei denti, e questa è una risposta. Mentre invece, quando si fa storia, quando si cerca di entrare in quello che possono aver pensato gli altri in quel momento, perché hanno fatto certe scelte in quel momento anziché un altro, il rischio è fortissimo. Da questo punto di vista, il rischio è fortissimo perché non funziona così. Le strutture del cervello non funzionano così. Quindi io ho corso volutamente un rischio terrificante e probabilmente chissà in quanti errori madornali e micidiali sarò caduto e i lettori mi infameranno giustamente su questo, ma ho voluto correre il rischio di capire come ci si rapportava appunto da un punto di vista psicologico. E la cosa è abbastanza interessante perché poi ci si rende conto che parlare di un rapporto psicologico vuol dire entrare ogni volta che ci si rapporta psicologicamente con un fenomeno, entrare all'interno di tutta una serie di, in parte, luoghi comuni, in parte, diciamo così, stanze mentali condivise con generazioni e con altri tipi di culture, e muoversi intorno in questo pelago non è stato facile. Se ci sono riuscito, non lo so, lo diranno i lettori, ma ho cercato di fare esattamente questo. Poi che cosa è successo? E questo ci tengo davvero a dirlo. È successo che mentre ho cominciato a scrivere, a elaborare, soprattutto a scrivere questo lavoro, è scoppiata quella deliziosa cosa che si chiama Covid-19. E lì mi sono trovato a dover fare un'esperienza, diciamo così, metastorica, perché parlavo di stato d'assedio. Di uno stato d'assedio materiale, ovviamente, nel momento in cui tutti quanti noi eravamo in uno stato d'assedio psicologico e mentale da parte del Covid. È stata un'esperienza, non lo nego, da un certo punto di vista affascinante, ne avremmo fatto volentieri tutti a meno, però è stato un qualche cosa, come dire, di coinvolgente che come dire, ha in qualche modo interpellato, no? Il modo di rapportarsi per chi fa storia con la storia come elemento da capire scientifico, e la storia invece che poi ci passa sulla pelle, che presenta certe similitudini con la storia che studiamo. Ecco, questo è un po' l'impalcatura del libro, così come è stato pensato. Lo stato d'assedio è anche uno stato psicologico, proprio già nella sua definizione, quindi calza moltissimo questo parallelo tra il Covid e gli assedi del passato. Però ecco, quello che a me personalmente interessa molto è capire quali sono le principali differenze tra il modo in cui un assedio viene vissuto da chi è assediato e da chi invece assedia. Questo lo troviamo nel libro.
Questo lo troviamo e non vorrei deluderti, ma queste differenze sono meno clamorose di quanto ci immaginiamo. Perché tutti pensiamo, quelli dentro, mamma mia, poveretti, la fame, i problemi, questi ci ammalano, così via. Quelli fuori, belli, arroganti, robusti, nerboruti, muscolosi, che vanno a... No, un momento. Ci sono situazioni di criticità estremamente simili fra chi assedia e chi è assediato, ivi compreso. Se chi è dentro le mura di una città assediata rischia di soffrire la fame e 9,9 su 10 avviene così, quelli fuori non è che se la cavano meglio, perché non immaginiamoci che chi assedia sia costantemente rifornito e di armi e di cibo, di tutte le cose. No, ci sono situazioni, anzi è quasi la regola, che chi assedia sta altrettanto male rispetto a chi è assediato. C'è una frase bellissima, chiedo venia a chi mi ascolta. Io sono senese, sono nato a 50 metri dal Duomo di Siena e sto parlando di un avvenimento che riguarda l'assedio di Siena del 1554-55. No, dico a mia discolpa che non io, ma altri storici non senesi, hanno detto che quello di Siena del 54-55 è stato uno dei 10 assedi più disastrosi della storia medievale e moderna. Non lo dico io che sono senese, lo dicono gli altri. Bene, c'è un passaggio molto bello di quello che era il comandante in capo delle truppe di difesa di Siena, il francese Biagio di Montluc, Blaise de Montluc, il quale dice a un certo punto, proprio notando le difficoltà che c'erano nel campo degli assedianti, nel campo degli imperiali e fiorentini, degli assedianti, dice: se il Padre Eterno ci avesse fatto nevicare per 4 giorni, ci saremmo salvati, perché loro non erano più in grado di sostenere l'assedio. Per l'appunto, in quell'inverno invece non nevicò. Il caso che si inserisce nella storia, ben inteso, questa è una battuta, sarebbe caduta lo stesso, però è per spiegare che in certi casi davvero chi assedia e chi è assediato non è che poi viva una situazione e psicologica e fisiologica così diversificata. I problemi sono problemi da tutte le parti. Beh, certo, chi sta dentro se la passa peggio, sempre per restare in questo esempio di un assedio disastroso. Siena si arrende nella primavera del 1555, non perché è stata presa d'assalto e perché è stata sconfitta, ma perché stanno morendo di fame. In tutta la città sono rimaste vive 10.000 persone, solo 10.000 persone, e quindi si arrende per fame. Tant'è vero che si arrende a patti, non viene conquistata, si arrende a patti all'impero. Tutto questo ha consentito in questo libro, tra l'altro, di mettere in evidenza una situazione anche, come dire, esistenziale delle persone che vivono l'assedio. Non possiamo pensare esclusivamente a soldatacci che prendono d'assalto una città e a probi cittadini che cercano di difendere, perché i probi cittadini che cercano di difendere la città poi, come dire, scompongono, per così dire, quelli che sono gli schemi sociali tradizionali, destrutturano quelle che sono le gerarchie sociali tradizionali. Che cosa voglio dire? Non voglio fare un discorso criptico. C'è un elemento in questo mio libro che a me sta tantissimo a cuore, perché ci ho veramente lavorato ed elaborato molto, ed è il tema del ruolo delle donne nell'assedio, non tanto in quelle degli assedianti, dove le donne appartengono chiaramente alla sussistenza, sono quelle che fanno le lavandaie, le cuoche, le prostitute, ovviamente ci mancherebbe, ma le donne delle città assediate, delle località assediate. Perché le donne, che cosa succede con l'assedio? Assumono una visibilità che la donna normalmente ha in misura molto, molto minore, senza accedere a stereotipi e luoghi comuni che le donne non si vedono, non contano nel Medioevo. Questa è una sciocchezza, non è vero. Però assumono una visibilità enormemente più forte. Perché? Perché sono quelle che lavorano alle strutture di rifortificazione, cioè lavorano con la cazzuola, con la calce e con le pietre per risistemare le mura che sono state colpite e bombardate. Sono
sono quelle che portano il cibo che preparano il cibo per i combattenti, sono quelle che salgono sulle mura, impugnano le spade, le alabarde o gli archibugi e sparano addosso ai nemici. Al tempo stesso, queste che sono poi le eroine che passano per quelle che diventano le eroine degli assedi, la Segurana e tutte queste cose qui, per esempio, poi sono anche quelle che diventano le magnifiche prede. Io ho insistito moltissimo in questo libro e sono pagine di una grande crudezza che mi sono costate anche molto a scriverle, perché quando uno scrive non è un robot e anche se non si immedesima con una storia di secoli e secoli fa, quando la legge e la racconta e la elabora, tuttavia è difficile che lo stomaco non faccia male. E io ho insistito per pagine e pagine sul fatto che le donne e i bambini sono le magnifiche prede, perché sono quelli che quando viene espugnata una città vengono fatti prigionieri, vengono sistematicamente violentate in maniera anche molto, molto trucida, davvero mo molto trucida. Sono personaggi che assumono, le donne appunto, una visibilità anche tra, in qualche caso eroica e in qualche caso tragica, destinate a che cosa? E qui c'è la conclusione di una mia pagina. Destinate, quando le cose si riallineano, quando la guerra finisce, quando è finito l'assedio o quando è finita la preda e la cattura di queste donne, a ritornare nel cono d'ombra femminile. Ritornano ad essere, come ho scritto in una pagina, fra virgolette, soltanto donne. Questa è una parabola, una parabola che io ho analizzato e alla quale tengo moltissimo, perché ritengo che questo elemento, che a volte appartiene al folklore, alla letteratura, a una parte cosiddetta eroica, se vogliamo, no? Le grandi donne degli assedi e così via, cela in realtà un rapporto complesso, dolente, maschilista, violento anche nella storia nei confronti della donna, che quando non è più l'eroina torna a essere soltanto una donna. Ma da come ne parli, sembra quasi che ci sia una sorta di continuità nelle meccaniche d'assedio nel corso dei secoli. Cambiano magari le armi, gli strumenti degli assedianti e degli assediati, però dal punto di vista degli effetti sugli individui, sembra che ci sia veramente una continuità abbastanza considerevole. Ecco, questa è un'altra delle cose interessanti. Guarda, chi leggerà questo libro si troverà proiettato, come ho detto, nelle guerre giudaico-romane, ma arriverà poi a epoche vicino a noi, arriverà a Sarajevo, arriverà a Fallujah, per intendersi, ma troverà frequentemente ricordato Leningrado, l'assedio di Leningrado, e troverà frequentissimamente ricordato, e qui le assonanze sono esattamente quelle appena evocate. Tantissime volte troverà continuamente evocato l'assedio dell'Alcazar del 1936, dove la riproposizione di questi aspetti, che sono aspetti che sembrano aspetti presi pari pari dall'assedio di Sancerre o da Jotapata o da altri assedi di questo genere, si ripropongono pari pari, mutatis mutandis, certo gli assedi dell'Alcazar è già un altro discorso, ma certo Fallujah, Sarajevo, non ma nemmeno Leningrado presentano gli aspetti che potevano avere gli assedi di Pisa o di Volterra o di tantissimi altri casi. Però poi agli effetti psicologici le assonanze sono tragicamente simili. Io ho utilizzato i lavori che hanno fatto antropologi proprio sull'assedio di Sarajevo e l'ho usati in funzione di specimen per capire quello che dovevo capire io dalla materia di cui mi sono occupato, e mi sono reso conto che le assonanze, i fil rouge e gli aspetti di lunga durata sono tragicamente simili attraverso secoli e secoli e secoli. E invece dal punto di vista della dotazione militare le cose cambiano, no? Soprattutto dal momento in cui compaiono le armi da fuoco, credo, perché fino a quel momento grandi differenze non ce n'erano, o mi sbaglio?
Ti sbagli assolutamente, perché possiamo fare una storia dell'assedio che dall'antichità, da Gerico se vogliamo, arriva tranquillamente fino all'inizio delle armi da fuoco, e non ci dimentichiamo che le armi da fuoco, prima ancora, cioè, le artiglierie, prima ancora che essere artiglierie da campo, sono artiglierie da assedio. È vero che la guerra dei 100 anni viene risolta con la battaglia, quando i francesi schierano 300 bocche da fuoco a Bordeaux, e insomma per gli inglesi sono brutte cose da vivere. Però è anche altrettanto vero che fino a quando vengono introdotte, quindi soprattutto 400, 500, 500 soprattutto, più ancora che non il 400, bocche da fuoco di un certo tipo, bocche da fuoco che non sono più frutto di metalli assemblati, ma sono frutti di fusione, il che significa che non si spezzano, per intendersi, cambia completamente la guerra d'assedio. Cambia per un semplice motivo: prima, come ci si difendeva? Con delle mura altissime. Più le mura erano alte, e più il livello di sicurezza era garantito, perché per arrampicarsi sulle mura occorrevano le scale, e se le scale troppo lunghe non si potevano fare. Sì, d'accordo, per carità, c'erano anche lì le armi da percussione, diamine, ci mancherebbe, si scavavano le mine per far crollare le mura, ci mancherebbe altro. Però era un certo tipo di rapporto tra esterno e muratura. Con le armi da fuoco, che sono armi a percussione, intendiamoci bene, perché l'esplosione, il proiettile d'esplosione è più tardo, come ben sappiamo. Tuttavia, con armi più pesanti, con artiglierie più pesanti, che sparano palle più grosse, e anche se sono a percussione colpiscono di più, le mura si devono abbassare. Tutto il lavoro che viene fatto a Firenze negli anni precedenti dell'assedio del 1529-30 è un lavoro di abbassamento delle mura, perché gli architetti dicono: siete pazzi, se arrivano i proiettili su queste mura alte o sulle torrette delle mura, l'effetto shrapnel è terrificante, crolla tutto e vi crolla tutto addosso. Le mura vanno abbassate e vanno rinforzate in un altro modo. Incomincia la bastionata, per intendersi, incomincia la concezione della bastionata, incomincia il concetto di mura fatte in modo che se vengono colpite dal proiettile, il proiettile scivoli e non colpisca direttamente a percussione in linea diretta. Quindi il cambiamento è un cambiamento enorme. Da questo punto di vista, cambia proprio il tipo di guerra. Le mura si devono necessariamente abbassare, perché più sono alte e più sono pericolose. Da questo punto di vista, il cambiamento della guerra d'assedio è un cambiamento assolutamente radicale. Al punto che poi ci saranno assedi di luoghi che mura non le hanno nemmeno più. Sarebbe, Certo. cioè, nella guerra moderna l'assedio delle città. Certamente, l'assedio moderno non prevede le mura. Forse io azzardo, ma azzardo è soltanto così, un po' una battuta, ma nel mio libro azzardo che l'ultimo assedio di vecchio tipo potrebbe essere considerato quello di Parigi da parte dei prussiani, dei tedeschi, alla fine dell'Ottocento, forse quello, perché poi logicamente. La guerra d'assedio è una guerra di blocco, su questo non c'è dubbio, ma certo a Leningrado non sparavano sulle mura, a Sarajevo non sparavano sulle mura. La guerra è una guerra diversa, l'assedio prende aspetti diversi. Il rapporto psicologico cambia molto meno di quello che ci possiamo immaginare. Sai qual è la cosa che mi ha colpito profondamente? Quando ho parlato di un rapporto con l'assedio da parte del Covid, tutti noi ci ricordiamo il primo lockdown dello scorso anno. Il primo lockdown, che cosa è stato? È stata una botta a caldo, no? E abbiamo tutti reagito in maniera spavalda, come quello che casca, si dà una scrollatina e dice: non mi sono fatto niente. E allora tutti quanti a cantare sui balconi, a mettere le bandiere sui balconi, a vestirsi di tutto punto dal mattino alla sera, vestiti tutti per bene, perché doveva sembrare un qualche cosa di normale, di alto livello. Ecco, in certi casi
in certi casi non avviene molto di diverso. Il rapporto che nell'assedio si ha è molto spesso questo. È stato citato Sarajevo. Bene, gli antropologi che hanno studiato Sarajevo e che hanno raccolto le testimonianze di Sarajevo raccontano che nel primo periodo, almeno dell'assedio di Sarajevo, la gente andava in giro vestita di tutto punto, giacca, cravatta, gilet, vestiti come se andassero a una festa, perché era un modo per esorcizzare con una sorta di ordinarietà di alto livello, un'ordinarietà di alto livello, esorcizzare il fatto eccezionale e tragico della situazione. Sono i rapporti psicologici che si ritrovano molto spesso in questi casi. Devo dire che per scrivere queste parti, io mi sono fatto aiutare da un carissimo amico che di mestiere fa lo psichiatra, dico anche il nome, si chiama Andrea Friscelli, al quale ho sottoposto volta per volta le mie ipotesi e che volta per volta mi ha detto: sì, questa può marciare, no, questa è una sciocchezza, buttala via perché questa è una stupidaggine. Quindi mi sono fatto assistere da uno psicologo psichiatra per essere sicuro, per avere un po' un conforto. Poi magari ho fatto le peggio stupidaggini, la colpa non è sua, la colpa è mia, è ben inteso, per capire come ci siano dei rapporti che rimangono poi delle reazioni psicologiche che rimangono poi tutto sommato nella lunga durata sostanzialmente collegate a un fil rouge comune. Negli assedi c'è un altro aspetto psicologico che ha sempre suscitato la mia curiosità, l'inganno e il tradimento. Molti assedi sono finiti per tradimento e non tanto con le armi in mano, no? Non c'è assedio senza traditore, anzi, quando non c'è un traditore bisogna in qualche modo inventarlo. Beh, c'è un prototipo, no, in questo, io lo cito anche nel libro, Taras Bulba, il figlio di Taras Bulba, che si innamora di questa ragazza bellissima in travista e tradisce il campo assediante del padre e non soltanto rifornisce di cibo gli assediati, ma addirittura va a combattere con loro. Il traditore non manca assolutamente, assolutamente mai. C'è sempre da vita a volte a storie tragiche, a volte a storie tragicomiche, per esempio la storia tragicomica è quella inventata sempre per l'assedio di Siena da Blaise de Montluc, il comandante, che scrive un resoconto della guerra di Siena, che è un bellissimo romanzo, nel senso che Blaise de Montluc nei suoi commentaires è uno dei più grandi romanzieri in cui io mi sia imbattuto. È uno che le racconta che paion vere, come si dice noi a Siena. E poi si va a riscontrare e ci si rende conto che di una cosa piccina così, lui ha fatto una cosona grossa, grossa così. Però ci sono dei racconti in cui l'aspetto del traditore è sempre presente. Un traditore c'è quasi sempre. Un assedio senza tradimento e senza traditore sembra quasi una sostanza un po' scipita alla quale c'è bisogno di aggiungere un po' di sale o un po' di pepe. E questo c'è sempre, ma c'è sempre normalmente, perché poi logicamente in ogni assedio ci sono quelli che tradiscono perché sono dei biechi e loschi figuri che cercano di salvare la pelle e di mettersi al sicuro attraverso il tradimento. Ci sono quelli che tradiscono perché oggettivamente sono, come dire, da un punto di vista politico, da un punto di vista ideale, dall'altra parte, come è logico, no? Un assedio non è mai tutti i bianchi da una parte, tutti i neri dall'altra, tutti in un modo e tutti in un altro. L'assedio di Firenze, per esempio, nel 1529-30, è fantastico da questo punto di vista. E non si tratta qui di traditori, sì, anche lì ci sono i traditori, ci mancherebbe, figuriamoci, il romanzo di Guerrazzi, l'assedio è pieno di traditori, bla bla bla, e tutte queste storie qua. Ma nella storia vera. Nella storia vera, dall'assedio di Firenze del 1529-30, si assiste ad una situazione fantastica, perché questi non sono solo i più importanti, dico, assedi che coinvolgono una città e le istituzioni di quella città o di quello stato, ma sono assedi
complessivi, sono assedi globali, coinvolgono anche quel che c'è intorno. La guerra di Firenze del 1529-30 contro la Repubblica di Firenze da parte dei Medici collegati con l'impero, bla bla bla, e tutte queste cose, a favore degli assedianti, cioè degli imperiali, dei Medici e dei papali, c'è anche una riluttante Repubblica di Siena, che sta dalla parte loro, gli Ruga è a Siena, le Ruga a Siena, ma dalla parte dei fiorentini assediati ci sono i senesi dissidenti politici di Siena che combattono con i fiorentini. Quando il senese Peruzzi viene mandato da Siena a fare un sopralluogo nel campo degli assedianti fiorentini, e lui va e dice: allora sì, per bombardare qui fate così, 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 cos'ha. Deve tenere presente che dall'altra parte, dentro Firenze, deve fare i conti con le artiglierie. Alle artiglierie c'è il Biringucci, che è un senese che è venuto via da Siena, che combatte con i fiorentini contro gli altri. Quindi, per capirsi, siamo all'interno di un contesto estremamente liquido da questo punto di vista, dove poi parlare di tradimento è anche abbastanza facile. In qualche caso siamo di fronte a un bieco traditore per salvare la ghirba o salvare i propri averi. In qualche altro caso siamo in presenza di una fluidità politica che si manifesta anche attraverso la renitenza o l'accettazione di far parte di un campo o dell'altro. Vannoccio Biringucci, appunto, senese, spara con le sue artiglierie addosso ai senesi che stanno con i fiorentini nell'altro campo, per capirsi. È molto affascinante anche perché diciamo che l'assedio è una di quelle cose che attraversa veramente tutta la storia dell'umanità e che ne è parte come lo è la guerra, poi del resto. L'assedio è una, diciamo, è una sottocategoria della guerra, in fondo, non è nient'altro che questo. È una guerra combattuta con altri mezzi. Certo. Sì, esatto. Beh, io direi che qui l'unica cosa da fare è comprare il libro e leggerselo Assolutamente, assolutamente, comprare il libro. Assolutamente. perché è davvero interessante l'argomento e davvero interessante la prospettiva, il punto di vista con cui è stato affrontato un tema così particolare come può essere quello degli assedi. Allora, a questo punto io ricordo il titolo: Stato d'assedio. Assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna, di Duccio Balestrace, ovviamente, pubblicato da pochissimo dal Mulino, 376 pagine per 25 euro, per cui una spesa assolutamente sostenibile. E leggere fa bene, soprattutto in questi tempi ancora così particolari che ci obbligano a stare in casa più che fuori, la lettura può essere davvero un supporto alla psiche di ognuno di noi. Quindi io consiglio tantissimo questo libro, ringrazio tanto Duccio Balestracci di Grazie aver a voi. concesso questa presentazione e vi ricordo di continuare a seguire Italia Medievale sul nostro sito che è www.italiamedievale.org, dove ripeto sempre ormai che troverete anche tutte le altre video presentazioni che abbiamo fatto in questo interminabile più di un anno di pandemia. E augurandomi, come faccio sempre, di tornare presto a poter fare queste presentazioni in presenza, perché niente può sostituire il calore di un pubblico in sala. Quindi grazie ancora, Duccio. Grazie, grazie a Italia Medievale, grazie a te, grazie a chi ci ha ascoltato, e il tuo augurio lo sottoscrivo a piene lettere. Speriamo che questo assedio finisca presto.